a tutti, sono Graziana. L'appuntamento con l'attualità di Fare Spazio in TV di questa settimana si è trasferito in questa cucina. La puntata di oggi è dedicata a Radio Cicletta, una web radio della città di Pisa, ma a parlarci di questo progetto ci sono due dei fondatori, Leonardo e Carlo. Innanzitutto, Carlo, spiegaci perché siamo in cucina. Questo qui è il posto dove sono nate le prime riunioni di Radio Cicletta, dove abbiamo insomma i cinque fondatori, gli altri sono Dario, Stefano e Roberto, con cui abbiamo deciso di aprire la radio. Ci riunivamo all'interno della cucina una volta alla settimana per analizzare un po' la situazione e vedere come risolvere i primi problemi, che all'inizio sembrava facile la creazione di una web radio, però col tempo le difficoltà sono sorte, ci sono voluti 9 mesi per creare Radio Cicletta, insomma, è stato un parto, un vero e proprio parto. Però l'idea è nata all'interno del mio luogo di studio, quindi noi siamo tutti studenti universitari, è nato all'interno del Fibonacci, dove con Dario e Stefano e Roberto stiamo studiando, eravamo io e Stefano, e praticamente ho alzato lo sguardo dal computer mentre ascoltavamo una radio e ho detto: ma perché non apriamo una web radio? E lui ha risposto: ok, semplicemente. Quindi abbiamo contattato Roberto e gli altri due fondatori, ci siamo viste le macchinette del caffè del Fibonacci e lì è nata Radio Cicletta. All'inizio sembrava tutto facile, come già detto, in realtà non era così, anche perché lì dove c'è una radio c'è qualcosa per comunicare, c'è bisogno anche dei soldi per farlo, e purtroppo non crescono sugli alberi, ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti. E quindi ci ha avuto un bel po' di tempo per far nascere Radio Cicletta, soprattutto il mese di ottobre è stato quello un po' più grosso, dove abbiamo dovuto pianificare l'inaugurazione e i primi programmi, che poi col tempo sono sorti come funghi. Leonardo, che tipo di radio è Radio Cicletta? Dunque, Radio Cicletta, a noi piace chiamarla una radio libera, non sappiamo se è la vera, è la giusta definizione per un progetto come questo. È vero che comunque già da subito abbiamo cercato l'aiuto di molte persone, e l'idea già dall'inizio era: chi vuole o chi ha voglia di dire qualcosa può dirlo, basta che viene da noi e ci organizziamo. E seguendo questa linea abbiamo un po' creato un palinsesto molto vario, che spazia sia dai programmi generalisti di musica fino ad arrivare a, non so, dei programmi culturali di lettura, di reading, di poesia o comunque di brani letterari, di critica televisiva, di cinema, addirittura anche di programmi di cucina, di ricette culinarie, giusto che siamo in cucina. E, insomma, un palinsesto molto vario che abbiamo realizzato anche grazie all'aiuto di molte persone. Più o meno all'attivo contiamo una cinquantina di persone che si alternano facendo minimo un'ora di programma a settimana, e in questo modo riusciamo a raggiungere una quarantina di ore settimanali che vengono seguite in media da un numero di ascoltatori che comunque continua a crescere lentamente, ma cerchiamo di migliorare. Allora, Carlo, hai parlato prima di difficoltà soprattutto economiche ma anche logistiche. Infatti, se noi siamo in cucina e non siamo in radio, cioè, c'è un perché. Sì, attualmente la sede è un piccolo spazio che tra l'altro stiamo cercando di di ottenere una sede all'interno dell'Università di Pisa. Il nostro obiettivo è quello, non solo per una questione economica, cioè essendo un'associazione universitaria, siamo tutti quanti studenti universitari o ricercatori, e quindi vorremmo appartenere il più possibile all'interno del mondo universitario, quindi avere una sede all'interno dell'università, ma anche si tratta di un discorso quindi non solo economico, quindi di riuscire, cioè non avendo molte fortune, sarebbe riuscire ad ottenere una sede comunque gratuitamente o comunque a basso costo.
E l'altro motivo è anche una questione di appartenenza al mondo universitario, cioè non isolarci tra noi speaker o noi della gestione, ma anche farci conoscere, farci vedere, e far, insomma, chi vuole dire qualcosa, un proprio pensiero, anche i 2 minuti all'interno di qualche trasmissione potrebbe passare e dirlo semplicemente, quindi dare potere alla parola dei singoli studenti dell'Università di Pisa. Quindi ora noi andiamo a vedere la radio, cioè dove si fa la radio praticamente, e quindi ci vediamo nello studio. Bentornati di nuovo con questa special edition di questa fantastica puntata, di questa fantastica radio, quale Radio Cicletta. Ovviamente ogni fatto è puramente casuale, insomma. Ogni riferimento è puramente casuale. Oh mio Dio, mi sono scordato l'italiano a casa. Ma Sebastiano, che è sto microfono? Caro Enzo, cos'è sto microfono? Finalmente delle nuove attrezzature, credo. Ma quindi vuol dire che finalmente sono arrivati soldi dal cielo? Ma non esiste, ovviamente, che soldi dal cielo. No, in realtà mi sa che c'è stata un'invasione della TV in radio. Aspetta, un'ingerenza. Parli proprio del famoso programma che trasmettono sempre ogni giorno? No, almeno non lo so, perché non l'avevo canale mai visto. Canale 5. Non Canale 5, Italia, Canale 5. No, si chiama Fare Spazio ai Giovani. Ah, sì, lo conosco. Ottimo. Io direi che per fare spazio ai giovani è meglio che magari stavolta ci facciamo intervistare, che ne pensi? Sì, magari da una ragazza pugliese. Ragazzi, ma voi qui che cosa fate? Beh, facciamo la radio. Siamo speaker, poi insomma. Sì, sì, siamo il cuore pulsante della radio, siamo due degli speaker. Tantissimo, quindi. Non l'avrei mai detto comunque. Che tipo di programma conducete? Beh, di diverso tipo. Ad esempio, io faccio una sitcom la domenica di solito, alle 6. Faccio una sitcom? Come si fa la sitcom in radio? E non dirmi che non è ripresa. A parte quello, principalmente no, ci siamo basati su una storiella, io e la mia collaboratrice. Lei è una donna in carriera, io sono quello che si alza tipo a tarda mattinata, o meglio in quel caso alle 6 del pomeriggio, e facciamo una colazione un po' fuori orario e discutiamo del tempo libero, di, non so, di io che cerco di arricchire in maniera molto veloce e legale tramite delle invenzioni, e così ci scambiamo delle battute inframmezzate da un po' di musica che facciamo finta di ascoltare da Radio Cicletta, prendendo l'apparecchio in giro, tra virgolette. E invece, Enzo, tu hai l'area più da intellettuale, di cosa ti occupi? La persona che mi ha fatto, alla fine. No, allora, praticamente conduco vari programmi in radio, alcuni due di questi li faccio direttamente con altre persone, tra cui appunto uno è Sopra, che sta sistemando il suo programma, e mentre io personalmente conduco un programma di informazione ogni lunedì sera dalle 8 alle 9. Hai visto che avevi l'area da intellettuale? Sì, infatti, vabbè, diciamo di giorno, insomma, cazzeggio un poco, di sera, insomma, invece preferisco dedicarmi a cose più intellettuali. Vabbè, insomma, informazione che spazia dall'ambito tecnologico, insomma, come l'ambito tecnologico influenza le nostre vite tutti i giorni, quindi dalla digital life fino al diritto d'autore, privacy, eccetera. Ecco, è uscito l'area da intellettuale. Comunque è uno spazio molto affascinante, notavo i potenti mezzi che avete a disposizione. Vabbè, sì, da Star Trek anni 60, vedi, c'è l'autografo di Spock poco sopra, guarda. No, perché loro sono morti e quindi l'abbiamo presi noi, poverini. Nimoy è vivo, scusa. Nimoy è vivo, ma non è capace di intendere, di volere. Però siamo lì, insomma, mezzo mezzo. No, sì, con i pochi fondi a disposizione siamo riusciti, sono i fondatori, in particolare riusciti a ritagliarsi qualche attrezzatura. Ma devo dire che con questo poco la... Ritagliarsi l'attrezzatura. Sì, non ritagliarsi in quel senso, nel senso a ritagliare questo spazio, e soprattutto con i fondi ad acquistare un po' di questa attrezzatura che permette comunque una buona qualità. Certo, di fondi ne avremo bisogno. Ovviamente tutta tecnologia open source, perché il Presidente ha proprio voluto l'open source, e quindi dobbiamo essere aperti in tutti i sensi, proprio dal lato software al lato hardware. Va bene, comunque si vede che voi vi divertite quando fate radio, cioè, anche perché non vi paga nessuno a voi. No, assolutamente, anzi. Vabbè, ma perché un po'... Essendo autogestito praticamente non possiamo fare altro appunto che ridere e riderci di sopra, insomma, praticamente, anche perché poi alla fine se non ci divertiamo facendo queste cose, insomma... Siamo degli esibizionisti praticamente. Soprattutto, siamo molto egocentrici. E qual è il programma più bello che trasmettete? Non il vostro però. Beh, ce ne sono diversi, ma la cosa più interessante è che intanto spaziamo, il palinsesto spazia tra vari tipi di musica, molto diversi, non so, dal calypso anni 70, diciamo Latin jazz, a, non lo so, all'hard rock o all'elettronica svedese. Sì, infatti ci sono vari programmi nel corso appunto della settimana nel palinsesto, dai contenitori musicali semplici fino a delle robe più elaborate appunto che cercano appunto di parlare di musica, però...
scegliendo insomma varie tematiche, quindi per autore, per anno, fino a con territori insomma di satira, e quindi prendendo un buon giro anche il mondo pisano e il mondo toscano e il mondo anche in generale. E poi insomma, come ha detto il mio collega poco fa, abbiamo tutto dall'elettronica fino anche alla musica 8-bit, la famosa musica 8-bit russa. Perché... Esatto, una cosa interessante che volevo dire, in particolare il mio programma preferito è quello dedicato alle serie TV che parlano il giovedì, che parlano praticamente degli spacciaserie, si chiama, sono due miei cari amici che fanno questo programma sulle serie TV più importanti che ci stanno in giro, spoilerando di tutto. Infatti, cioè, di solito io prima guardo la serie TV e poi mi ascolto la trasmissione, che sennò è pericolosissimo praticamente, però sono veramente molto bravi secondo me. Speriamo che il vostro linguaggio sia stato comprensibile tra open source e spoileraggio. Comunque, diciamo come si fa ad ascoltarvi brevemente, come cosa devo fare io per sentire la vostra trasmissione? Ma niente di più semplice, www.radiocicletta.it, clicchi direttamente il on air in alto a sinistra nel sito, oppure direttamente all'interno del sito è contenuto appunto il codice che si può tranquillamente mettere in un programma come ULC o un altro programma appunto adibito per ascolto e web radio. Va bene, grazie ragazzi, siete stati simpaticissimi, speriamo di avervi portato un po' di pubblicità e lo spazio d'attualità di fare spazio in TV di questa settimana finisce qui. Noi ci vediamo tra 15 giorni e alla prossima.